Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la nostra scorsa puntata con il nostro arrivo qui nel regno del passato. Abbiamo passato la palla ai bambini perché noi siamo stati catturati da degli alieni, quindi avanziamo. Ok, è ora di mostrare agli alieni la potenza del tartaplano. Useremo il tartacannone. Fuoco! Fuoco! Piu 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 piu. Da cacchio. Sono così diabolico. Ho concesso loro l'onore di farsi abbattere da me. Principe Bowser, lei è il migliore. E lei è il Koopa dei Koopa. Che cacchio è successo? Oh, chi ti ha dato il brevetto di volo? Fai attenzione, pivello! Principe Bowser, guardi, ha ore 4! Gli shroom stanno attaccando il villaggio! Quali sono i suoi ordini? Li aiutiamo? Accidenti! È l'ora della merenda! Noi... nessuno ha visto niente, è chiaro? Accidere Bolina, la principessa non approva. Signorino Bowser, non aiutare quella povera gente, è riprovevole. Le mie orecchie, ce le sfonderà? Va bene, ok, li aiutiamo, basta che quella stia zitta. Tarta cannone, fuoco, fuoco. Va bene, li ho aiutati. Contenta? Ecco, contenta. Accidenti, adesso è il vostro turno. Rossa, vai a prenderli, Verdi, accompagnalo. Eccoci qua, siamo atterrati. Signorini, se non vi è di troppo disturbo, andate a vedere come sta quella gente. Ciò farà contenta la principessa e forse ci eviterà ulteriori esplosioni di timpani. Io attenderò qui il vostro ritorno trionfante, in bocca al lupo. Andiamo, Luigino. Wow, questa pasta è messa di cacchio. È tutto rotto. Già, hai ragione. Ehi, sti tizi ci assomigliano. E io sono ancora vivo, nonostante mi sia arrivata una palla di cannone in testa. Pezzi di merda. Strozzi. Mizzico. Come li uccidiamo questi? Saltiamo in testa, Luigi. Aia. Signorino Luigi. Devo dire una cosa, usi Y per usare i suoi comandi azione. Capito, signorino Luigi, deve premere Y quando un nemico attacca. Ok. Grazie delle cose ovvie. A me fanno ridere le loro azioni mentre sono fermi. Luigi che continua a fare così. Signorini, vediamo come funzionano gli strumenti fratelli, ok? Per usarli dovete essere almeno in due. Ecco, prendete questi gusci verdi. Grazie. Come potete vedere, tra i comandi è apparso il blocco degli strumenti fratelli. Per usare i gusci verdi, seguite le istruzioni che compaiono a schermo quando li scegliete. Leggete bene e imparate a usarli nel migliore dei modi in un batter d'occhio. Scelga il blocco fra strumenti fratelli. Uno, due, tre, quattro, cinque. Oh cacchio. Ecco, ho avuto un attimo di... Scelga il blocco strumenti fratelli. Ho avuto un attimo di input lag. Effettivamente potrebbe essere un problema. Dobbiamo imparare ad usarli bene gli strumenti. Adesso che stiamo usando il controller è un attimo. Allora, io non so voi, ma io in questo momento sono in difficoltà. Perché di solito quando giocavo col DS o comunque anche con la Switch, ce l'hai a schermo, i giochi Nintendo soprattutto, ce l'hai a schermo, ce l'hai qua attaccato e quindi connetti subito tac 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 tac. In questo momento vederli tutto staccato mi distrae. Ne ho un bel po', quindi potete usarli quante ne volete. Tipo ad esempio, aspetta. Potrei anche tenermeli, però vabbè. Sono gusci verdi, li si compra. Ecco fatto. Oh cacchio, alieno distrutto a gusciate. Prendete pure. Dai, che palle. Ecco fatto. Dai, quanto ci vuole ad ucciderlo?
Dio mio, a meno che non devo usare per forza i gusci, mi sa di sì a sto punto. Dai, speriamo che con un colpo... Ecco, lo facciamo fuori. Niente, nessuno è salito di livello, peccato. Siete stati bravissimi! A vederli da vicino, noto una certa somiglianza tra voi due e questi signori. Effettivamente. Quei terribili alieni, potrebbero essercene altri. Credo sia meglio portare questi signori sul tartaplano. Intanto ci trascinano per le gambe. Questi mostri, il loro arrivo è stato un orribile incubo. È successo così in fretta. Parassiti provenienti da Shroob, il pianeta del fetore. Il loro obiettivo è chiaro. Vogliono impadronirsi di ciò che amiamo nel regno dei funghi. La nostra terra, le nostre vite. Siamo felici, siamo dei Todd. Che succede? Cos'è? Perché? Cos'è sta roba? Siamo Shroob! E vi attaccheremo! Moriremo! Ci fanno del male, aiuto! Il villaggio è distrutto. E anche il castello. Via, dobbiamo fuggire! Il castello è perduto! Andiamo via! Oh cavolo, un alieno! Parla il principe Bowser! Kamek, vieni qui! Porta il tartaplano al volo! Principe! Che efficienza! Principe Bowser, dobbiamo darci alle gambe! Effettivamente è la prima volta che do una voce a Kamek. È uno dei pochi personaggi che ancora non avevo dato una voce. E così, per strano che sia, io e la principessa siamo stati salvati dal signorino Bowser. Ora, quasi tutto il regno dei funghi è sotto il controllo dei Shroob. Sua malignità, ecco il rapporto. Ci stiamo avvicinando al castello di Peach. Il nostro castello. No, è orribile. Il castello di Peach è diventato il castello Shroob. Bello schifo, eh? Scommetto che adesso lo chiamano Castello Shroob e che ci abita il loro leader, la principessa Shroob. Yahoo! Ma che dici? La principessa Peach prigioniera del castello. Ti sbagli di grosso, la principessa è qui con me, al sicuro. Cosa? La principessa adulta? Ecco, prego, la principessa Peach del futuro. I signorini Mario e Luigi del futuro? Voi due non avete il tutto le rotelle a posto. Forse avete bisogno di farvi una bella dormita. Reporta, subito! Sua slealtà, ne stiamo ricevendo una specie di segnale dal castello. Shroob, un messaggio video, mandalo al monitor, vediamo cosa vogliono. Chi è questa racchia? È la principessa Shroob! Non ci sono dubbi! Che cacchio ha detto? Qualcuno ha idea di che stia blaterando? Principe Bowser! Ci hanno lanciato contro un missile dal castello Shroob! Azione evasiva, tarta cannone, fuoco! Munizioni finite! Cosa? Sei licenziato! Missile gigante! Ci hanno beccato in pieno! Me ne rido! Precipitiamo! Feccia aliena, dobbiamo cercare di arrivare fino a casa! Le musiche di sti giochi sono sempre dannatamente piene di pathos, Dio mio. Piene d'azione, piene di musiche incredibili. Per dei giochi del DS è incredibile questo tipo di musica, davvero. Credetemi, quando le ascolti la prima volta sei lì che dici: mamma mia, come Mario e Luigi. Certo che poi è un disastro dietro l'altro. Dunque, i miei sensori non rilevano la presenza di nessuno nelle vicinanze. Non c'è più nessuno, Mario!
Nessuno. Ci hanno lasciato indietro. Forse sono tutti stati sbalzati fuori. L'urto e l'esplosione sono stati violentissimi. Secondo il mio ultra radar, da qualche parte del castello si è aperta una breccia temporale. Suggerisco di trovarli e tornare indietro nel nostro tempo per un po'. Ok. Andiamo. Allora, vediamo. Qui non c'è nulla. Qui non c'è nulla. Qui c'è un blocco di salvataggio. E allora, salvateggiamo. Ecco fatto. Vediamo, abbiamo un blocco Luigi e un blocco Mario. Saltiamo in testa ai Goomba. Occhi tocchi. 4 di danno. Un po' povero, come danno. Avrei potuto, attaccare l'altro, visto che ora ci caricano, ma vabbè, ormai. Ecco fatto. Nessuno sale di livello? Ovviamente no. Tra poco, tra l'altro, inizierà la nostra evoluzione di gameplay. Nel senso, potremmo attaccare due volte, il che è un bene sotto molti punti di vista. Il punto è che diventa un attimo difficile sotto alcuni punti di vista quando fai certi attacchi fratelli. Nulla di complesso, per carità, però però ci sono dei momenti in cui magari vuoi essere strapreciso con degli attacchi e ti viene talmente tanti comandi uno dopo l'altro che vai in confusione totale. Per esempio, io ho visto gente completare il boss finale di questo gioco usando un solo strumento, continuando con precisione a fare A, B, X, Y, A, B, X, Y, A, B, X, Y, senza mai sbagliare, o comunque se sbagliavano, sbagliavano tantissimo dopo. E io invece non sono mai riuscito, non sono mai riuscito, ma non perché io non sia bravo a seguire certi comandi, è che è una certa, ne arrivano talmente tanti che finisco in confusione, semplicemente. Occhi tocchi. 3, vabbè, non è che cambi molto dal 4 di Mario, però magari possono sopravvivere al colpo di Luigi ora. Aia, ecco, ho sbagliato, l'ho lasciato troppo presto. Nessuno? Peccato. Vediamo. Tutti i nemici, ovviamente, noi. Non ci sarà un momento in cui non combatteremo, perché, come ho detto, obiettivo, non ti dico finale della serie, ma obiettivo è riuscire a portare al massimo livello possibile tutti i personaggi. Tutti i personaggi, 4 sono alla fine, non è che... colpo fortunato. Non è che parliamo di 100.000 personaggi, una squadra intera. Parliamo di 4 personaggi, non è chissà cosa. Però voglio riuscire il più possibile a portarli ad alti livelli. Quindi magari vi salterò qualche battaglia ripetitiva più avanti, nel senso, finché riusciamo, facciamo tutte quante le battaglie, ma nel momento in cui magari sto solo farmando, ve le salto tranquillamente. Come facevo anche su Superstar Saga, ci sono stati momenti fra una registrazione e l'altra in cui magari vi saltavo direttamente il pezzo in cui passavo da un punto all'altro e niente più niente meno farmavo gli oggetti, o più semplicemente andavo ed uccidevo tutti i nemici che trovavo, magari con un colpo, magari con una battaglia normale, però almeno mi portavo avanti. Per esempio, come non so se vi ricordate, a fine serie di Superstar Saga avevo farmato una marea di funghi per il per la tessera, quella fungo, quella che ci aumentava il danno in base a quanti funghi avevamo nello zaino, nella valigia. Però credetemi che per arrivare a 99 di tutto ci ho messo un pochino, niente di che effettivamente, non è che ci ho messo chissà quanto. Però giustamente non ve la faccio vedere una parte del genere, cioè alla fine è solo farming, niente più niente meno. Tra l'altro, come già saprete, quelle X sul terreno vuol dire che dovremmo tornare più avanti qui a riprendere quel fagiolo là sotto. Andiamo avanti. Siamo già al punto dove troviamo i bimbi? Sì, mi sa di sì. Mimmi mia! Chi è stato? Povero Gigi. Aia. Oh cavolo! Guarda Luigino come spaventato. Vieni Mario, non cadere per favore. Tutto a posto. Bravo, evviva! Babies! Come se la ridono.
Aia, che male. Thank you very much. Io ho paura. Salta, Luigi. No, non voglio paura. Mario. Forse potresti usare me come se fossi un materasso, sai, sono molto morbido. Magari alla vista della mia morbida pelle Baby Luigi si farà coraggio e salterà. Va bene. Vieni, Luigi. Aiuto, ho paura. Per favore. Ah, ah. Cado. Evviva. Sono caduto sul morbido. Abbiamo trovato i bambini, adesso ci siamo tutti. Avanti, è tutto gas. Andiamo, Luigi. Ok. Ciao bimbi. Non ci lasciate qui, Mario. Vi prego di scusarmi, ho avuto un po' troppa fretta. Mi sono dimenticato di spiegarvi come muovervi in gruppo. Cosa? Vedete, purtroppo i bambini non possono capire le mie istruzioni. Che situazione. Cosa possiamo fare? Se toccassi il mio stesso del passato, non farei un paradosso temporale? Io me la rido. Ci penso anch'io. Aiuto. Deve essere imbarazzante cercare di far ridere se stessi del passato e non riuscirci. Sono bravo, eh? Questi due potrebbero esservi utili, suggerisco di unire le vostre forze. Va bene, ok. Ah, un secondo. Sapete che muoversi in gruppo è di grandissima importanza. Guardate la parte in alto a destra del vostro schermo. Quella lì. Quando le icone sono così, si muovono solo Mario e Luigi. Su, fatevi un giretto. Fatemi sapere quando volete procedere. Procediamo, per favore, che già sappiamo. Per far muovere i bambini per conto loro è sufficiente premi X o Y. Su, piccoli, muovetevi. Fatemi sapere se volete procedere. Andiamo. Esattamente, è possibile controllare Mario e Luigi oppure il loro alter ego in miniatura. Ma l'informazione non finisce qui, questa è utilissima. Mario e Luigi, voi due potete prendere in spalla i bambini e muoversi con loro. Muovervi. È facile, è sufficiente che voi vi avviciniate a loro e i bambini vi saliranno in spalla. Provate e vedrete. In spalla. Sapete, i bambini vi salgono in spalla anche quando sono loro ad avvicinarsi a voi. Bene, adesso andiamo a cercare gli altri. Poveretti, avanti, è tutto gas. Andiamo. E vai, ora siamo in quattro. Tornate qui, bimbi, per favore. Ecco qui. Allora, non vi dico che è scomodo. È strano continuare a usare il controller per questa sezione, perché io sono abituato forse con i tasti del DS che sono un filo più piccoli, non lo so. Però è una sensazione strana. Forse c'è troppo spazio fra i tasti, o forse sono talmente grandi che sono abituato veramente a questo tipo di gameplay con tutt'altra modalità, il che mi fa strano forse, non lo so. Un altro guscio verde. Ci arrivo? Ovviamente no. Ok, non pensavo. Non pensavo ci sarei arrivato. Ah, tra l'altro, se noi facciamo questa cosa, saltiamo e poi facciamo saltare i bambini, ovviamente si arriva a saltare più in alto. Ecco fatto. Vai via. E apriteci il sentiero, prendendo tutti quanti i soldi che trovate, bimbi. 369 monete. Ok, non male, non male. Possiamo già iniziare a comprare qualche strumento appena arriveremo a una stazione di rifornimento. Possiamo salvare? Sì, ha senso farlo. In questo momento no. Plip. Andate dai vostri alter ego e richiamateli. Grazie. Eccoci qua. Una cosa che non mi ricordo, vediamo se funziona. Sì, funziona anche facendo così, ottimo. Volevo solo provare, niente più, niente meno. Combattimento a 4. Principe! Principe Bowser! Eh? Ah, voi due, l'insetto quello rosso e quello verde. Non ho tentato di rapirvi una volta? In Yoshi Island, se non ricordo male. Sì, mi ricordo, ma era andata male. Siete cresciuti un bel po' da allora. E siete anche più pelosi.
strano. Ma non mi importa, vi piace importunare il capo, vero? Beh, adesso importunerò io voi. Beccatevi questo. Wow, un Goomba. E c'è un fantasma. Mario, Luigi, avete mai usato una mossa 2 in lotta? Oh, è fantastiglioso, lasciate che vi spieghi come funziona questa comandazione. Ora Mario, attacca con un salto, mi segui? Stop. Prima Baby Mario con la X. E ora Mario con la A. Ecco, per esempio questa era una roba che non mi ricordavo. Mi ricordavo prima la A e poi la X. Ora tu Luigi, attacca con un salto. Prima la Y e poi la B. Bravo. Beccati questo. Ed ora gli strumenti fratelli. Se li usate quando avete in spalle bambini, anche loro parteciperanno all'attacco. Dovete usare A e B come al solito, ma anche X e Y. L'uso X e Y varia a seconda dello strumento che utilizzate. Mi seguite? Attenzione, le istruzioni sullo schermo superiore cambiano se avete in spalle bambini. Come un guscio verde, basta premere il pulsante del bimbo quando il nemico viene colpito. Benissimo Mario, attacca con un guscio verde. Scegli lo strumento fratelli. Premi il tasto del bimbo, ora. Sì, ma non mi rallentare, per favore. Che già quando succedono sti comandi vado in confusione. Luigi, dovresti provare ad attaccare con un guscio verde. Va bene, sì, fammelo fare. Vai, baby Luigi. Ah, cavolo, ho sbagliato. Ecco, per esempio questa è una di quelle cose che mi confondono un sacco. Dobbiamo andare avanti ancora per molto, io ho fretta. E dunque? Questa è una di quelle cose che a me ha sempre confuso tantissimo. L'utilizzo dei gusci con i bimbi, cioè nel senso, non è che non riesco, solo che mi infastidisce dover fare prima uno, poi l'altro, prima uno, poi l'altro. Cioè, finché sono una combinazione di due tasti, no problem. Quando se ne aggiunge un terzo, Dio mio, che fastidio. Cosa aumentiamo? Punti vita. 4. Yes, che culo. Mamma mia. Bravo Gigi, che anche tu aumenti. Anche tu punti vita. Yes! Mio Dio, non so come ho fatto a prendere 2-4 di fila. Non lo so, non importa, ma va bene così. Principe Bowser! Vabbè, è andato via. E ora si prosegue. Oh oh, riesci a scendere? Nah, niente, ve lo saltai addosso, non ce l'abbiamo fatta. Vado da Mario. Ecco fatto. Allora, uccidiamo prima questo tizio. Il mio cannone! 1 e 2. Ah, speravo di ucciderlo. Cannone! Porca miseria! Vado da Luigi ora. Ecco fatto. 1. Ah, benissimo. 1 e 2. Devo iniziare a prendere bene il tempismo, perché come vi ho detto, Mario Luigi Partners in Time è uno di quei titoli della trilogia principale, diciamo, che ha i comandi più strani. Non sono difficili, si imparano. Spero di saltargli addosso. Si imparano tranquillamente nel tempo. Però devi un attimo metterci veramente la testa sulle combinazioni dei comandi. Perché, come è successo a me prima con il guscio, finisci che poi vai in confusione. Ti sbagli su quale tasto stai facendo o quale devi premere. Ed è brutto, perché poi magari stai facendo una combo da tanto danno e poi finisce che prendi un danno oppure sbagli un tasto e amen, è andata a cagare la combo. Ed è un peccato. Ecco fatto. Bravo Gigi. Vediamo, i bimbi salgono? Mi sa che è al 100, forse al 90. Proviamo col prossimo nemico e vediamo. Secondo me salgono a 100. Vediamo da Mario. Ecco fatto. Ovviamente prima andiamo da tipo timido col cannone. Bravo Mario. Quel pochino di buffi che ti ho dato è servito a qualcosa, dai. Vediamo.
Ok, a 90 salivano di livello, non ci sono andato lontano. E ha preso 0 baffi. Allora, questa cosa dei baffi dei bimbi, io non mi ricordo. Non mi ricordo se rimane fisso sempre a 0 o a 1. Vi spiego, perché ovviamente sono bambini e non hanno i baffi. Io non mi ricordo se a proprio livello di gameplay a loro i baffi non crescono proprio. Yeah, Dio mio, ma 3-4 di fila? Non è mai stata possibile sta roba. Mai. Se adesso lo prendo un altro è incredibile. Lo sapevo. No, ma qua già sapevo. Qua già sapevo che non l'avrevo preso, perché nel momento che ho schiacciato la A sapevo di aver sbagliato. Sapevo che non l'avevo preso. Mi dispiace per Baby Gigi, ma è andata male. Benissimo. Continuiamo. Intanto però un salvataggio me lo faccio. Proseguiamo e andiamo ad uccidere più nemici possibili. Ok, altri gusci. Andate bimbi e aiutate le vostre controparti adulte. Cos'è che fanno? Ok, si è aperta la porticina. E voi riprendete i bimbi. Di qua non c'è nulla. Proseguiamo. Certo che gli enigmi delle prime parti sono sempre difficilissimi. Mamma mia. Sempre così difficili, sempre così impossibili. Tra l'altro, ecco, una cosa... siamo già arrivati a questo punto. Una cosa che ho sempre detestato di questo titolo è come... Giustamente sono bambini, per carità, ma come il dislivello fra le due controparti sia veramente altissimo. Cioè, per esempio, i bimbi sì, hanno poco attacco, poca difesa e punti vita. Crescono nell'avanzare del gioco e giustamente devi essere tu un attimo a decidere dove mettere quali punti. Per carità, è vero, ma c'è veramente un dislivello alto, soprattutto magari nei punti in cui sbagli e appunto Mario o Luigi adulti muoiono e sei solo coi bimbi. È un problema, diventa un problema poi quel pezzo lì, perché come fai? Vediamo, andiamo prima ad attivare questo. Perfetto. Vai Mario. Mario, Luigi. Scusate, ma quello non è un blocco normale. Sapete come si fa ad attivarlo? Sì. Veramente? Quindi non ve lo spiego? No. Allora avanti tutto gas. Ecco fatto. Te l'ho detto valigiotto, io conosco già questo gioco, quindi non è un problema. A parte i comandi, che giustamente, ecco qua, in queste sezioni è meglio non usare l'analogico, ma è meglio usare il pad. Allora, aspettiamo che i bimbi tornino prima di andare ad affrontare i nemici, perché così aumentano di livello anche loro. Calmi tutti. Ecco fatto. Io, giusto per sicurezza e per evitare eventuali problemi di battaglia, torno indietro da dove siamo entrati con loro e ci andiamo a ricongiungere con quelli adulti. Ecco fatto. Facile e pulito. Vediamo. Fantasmino, ce lo leviamo già dalle balle. Stavo per dire, andiamo a prendere il tipo col cannone, ma ci ha preso prima lui. Vediamo cosa c'è da qua dentro. 20 monete. Potevano sprecarsi un attimino di più. Ecco fatto. Ti sarebbe piaciuto. Occhi tocchi. Niente, non perdono i caschi. Ah, ho sbagliato. Ecco, devo fare prima X e poi la... 1 e 2. Oh no, il mio casco. Ne arriva un altro. Grazie. Beccati questo. E io te lo abbatto. L'altro casco. Cacchio. 1 e 2. Crepaci. Perfetto, ammetto che non pensavo sarebbe morto. Yes, altro livello per Mario.
Non lo so, attacco? No, oh, ho sbagliato. Volevo schiacciare L e invece ho schiacciato B per tornare indietro. Ma questo non me lo meritavo. Questo 1 non me lo meritavo proprio. Qua non c'è nulla. Non me lo meritavo quell'1. Vediamo, qua non si passa. Qui c'è qualcosa? Sì. Allora, vediamo. Ah, certo, me lo ricordo. Allora, controparte grande. Allora, tac, 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 calmo, ecco qua. Ok. Eccoci arrivati. Giusto per sicurezza. Ecco fatto. Siamo arrivati. Eccoci qua. E questo è il tesoro. Qua però non spiegano come cacchio adesso succederà quello che sta per succedere, ovvero che aprono la porta. Lo prendo io. Cosa pensate che sia? Sembra una pietra di poco valore, ma potrebbe anche essere qualcosa di preziosissimo. Credo che sia meglio raccoglierla e portarla con noi. Ok. Hai preso un frammento luccicante. Io mi apro. Ecco. Perché io se apro un forziere mi si apre un cancello? Boh, quando trovi un amico trovi un tesoro. Giustamente, hai trovato il tesoro, ti si è aperto il portone che era tuo amico. Altre 20 monete, ottimo. Riusciremo sicuramente a comprare almeno un oggetto quando torneremo indietro. Allora, prendiamo il tubo. E siamo arrivati. Salviamo. E ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!